qui siamo proprio già pronti, mi vedete già truccato per l'inizio della dirindina di Scarlatti che apre la settima rassegna di Amare Mantova. Siamo alla settima edizione, Amare Mantova continua, quest'anno alla settima rassegna riusciamo a mettere in cartellone ben due opere. Partiamo appunto da Palazzo Te con la dirindina e arriveremo a settembre con un'altra opera al Bibiena, come di consueto, di Rossini. Non solo, in questa rassegna altri due eventi completamente diversi, sul Pop, un evento ospitato sempre qui a Palazzo Te con Elio come grande sponsor e grande ospite della nostra rassegna, e un evento dedicato ai Queen, sempre nel cortile di Palazzo Te a luglio. Vogliamo riportare la lirica in città, il canto, ma non solo, la musica fatta in modo diverso, la musica giovane, portata dai giovani. Noi sponsorizziamo e vogliamo che la maggior parte degli artisti coinvolti sia under 35, quindi l'idea è proprio quella, insomma, di ristimolare un interesse, soprattutto a dire il vero, per la lirica, che la cui vocazione originaria era popolare, quindi riportiamola alla vocazione originaria. L'opera è la Dirindina di Domenico Scarlatti, siamo nella prima metà del 1700, parla della fatica che fa un maestro di canto per insegnare alla sua allieva che il canto è fatica, dedizione e studio, quando invece la sua allieva preferisce i consigli del suo collega di studi che le consiglia solamente di curare l'immagine e di trovarsi un buon partito, insomma, quindi è un tema abbastanza attuale, quello dell'apparenza, anche oggi. I cantanti coinvolti sono tre, un tenore, un basso buffo e un soprano, con un'orchestra barocca, appunto essendo un'opera barocca. Un'opera veramente che vi farà divertire e riflettere allo stesso tempo.